Ok, ciao e benvenuto a questa video sessione bonus che sarà qualcosa di unico e di nuovo che non ho mai fatto prima in realtà. Infatti sarà una sorta di video commentario ai vostri video, ai video che mi avete mandato sul gruppo dell'Inner Circle e ai video che mi avete mandato via email. Quindi vedremo in quante sessioni sarà, perché ci vuole tempo fare questi commentari. Mi avete mandato, ci sono forse più di 50 video. Quindi quello che proverò a fare è darvi dei feedback, quindi troverete il vostro video se l'avete mandato. E soprattutto credo che possiate imparare gli uni dagli altri che cosa fare, come migliorare. Provo davvero a darvi consigli pratici, psicologici, vedere un attimo dei miei punti di vista su questo. Ricordatevi in ogni caso che fare i video è un po' come la vostra arte, quindi io vi do delle linee guida, poi voi potrete trovare assolutamente la vostra arte. Allora, partiamo subito col primo video. Io vado semplicemente nell'ordine in cui sono qui nel gruppo. Primo video di Karen D'Ambrosi. E niente, iniziamo ad ascoltare il suo video. Ciao, sono Karen e mi occupo di fitness e benessere a 360 gradi, in particolare di quello femminile. Ok, prima cosa che l'ho già visto in tanti altri video, avete questa... la telecamera messa in modo verticale, ok? Questo è, tra virgolette, un errore. Ora, se si tratta di un video su YouTube, di un video su Facebook come questo, va benissimo. O in ogni caso... sarà un live che fate, va benissimo, però in generale avere la telecamera invece in modo orizzontale, come quando voi guardate la TV, che la telecamera è orizzontale, non è verticale, in modo che non ci siano queste bande nere, che il video sia bello, sia pieno, ok? Quindi questa è una delle prime cose che si vedono immediatamente che migliorerebbe questo video. La cosa che invece Karen subito qui vedo che ha fatto bene è la luce, quindi si è messo in un posto in cui la luce illumina direttamente il viso. Si presenta in modo molto specifico, quindi buono il suo unique selling proposition. Si può migliorare, ma mi occupo di benessere, specialmente per le donne. Oggi voglio rivelarti le mie tre regole fondamentali per poterti aiutare ad ottenere la tua miglior forma, sia fisica che mentale. Partiamo con la regola numero 1. Ok, noto già che se vado così sarà lunghissimo questo commentario, quindi non riuscirò a commentare tutti i video. Però probabilmente commenterò questi primi, questo di Karen, un po' di più, e poi gli altri possono andare da sé, non ripeterò le stesse cose. Una cosa che noto di Karen è che ha detto: dove ti aiuterò ad ottenere la tua migliore forma fisica e mentale. Che cosa significa? E di nuovo ha a che fare con quel concetto di specificità e tangibilità. La miglior forma fisica non è tangibile, okay? non vuol dire niente. Dove ti aiuterò ad avere quei risultati che desideri, un gluteo sodo e scolpito, gli addominali, a avere l'energia di salire le scale, non so che cose che le tue donne vogliono, ma trova quei 2-3 punti emotivi davvero forti ed avere quel fisico che sai di poter avere, avere quel fisico di quando avevi 20 anni, avere il gluteo sodo e l'addominale scolpito. Usa le parole che vuoi, che siano tangibili e che siano molto più concrete. Questo potenzierà i tuoi messaggi in generale. Che è l'attività fisica, questa non può mai mancare, però l'allenamento più specifico, più efficace, più duraturo nel tempo è quello che viene fatto nelle palestre, soprattutto in sala pesi, quindi dimenticati ore e ore di ciclette, ore e ore di tapis roulant, i corsi di gruppo, che sì, se vuoi farli sono divertenti, però effettivamente non ti permettono di sviluppare quelli che sono i veri responsabili della tua perdita del peso. Ok, fantastico. E cioè, i tuoi Karen, muscoli. Qui che cosa sta facendo? Eh sì, è proprio grazie a loro sta usando un po' la mia formula, ti sta educando e ti sta dando della teoria, che ti sta parlando ti ha detto che cosa ti darà, i tre passi, e poi è andata nel primo passo e ti sta spiegando la teoria del fatto che devi avere muscoli, quindi l'allenamento in palestra è uno dei più efficaci. Ora, nota questa cosa, in questo video, in questa lezione magari sarò molto, tra virgolette, critico a volte, ma in realtà avete fatto tutti un ottimo lavoro, specialmente questo video di Karen. Io inizio le do dei punti di miglioramento, ma queste non sono in realtà critiche, va benissimo,
però il mio lavoro è rendere le cose davvero a livello mondiale, quindi questo video andrebbe già bene così, però ti dico, se Karen fosse più specifica nel identificare i benefit, avrebbe più attenzione. Un'altra cosa che noto, che probabilmente verrà con l'esperienza, è provare ad avere una voce, trovare la tua voce, Karen, un po' più profonda e un po' più, con un po' più di autorità. Quindi so che vuoi esprimere la tua femminilità, va benissimo, però una voce un po' più profonda, un po' più da personal trainer, sei lì a guidare le persone, ok? Sono sicuro che altre persone qui nel gruppo, per esempio Valeria Rossi, con la quale stiamo costruendo un programma di vocal coaching, potrà darvi delle indicazioni importanti, anzi le chiederò di farlo e poi magari farò anche qualche video sulla voce. In generale, ricordati che puoi parlare con la laringe abbassata, come quando fai, come l'orso yogi. Quando l'orso yogi parla, se fai uno sbadiglio, fai questi suoni più bassi, vedi che aprono la gola e la tua voce è un po' più bassa, un po' più di autorità. Suona meno nella testa e nella gola, apre la tua gola, ti fa parlare con più autorità ed è qualcosa che si impara col tempo, ma è molto utile imparare a usare la voce. E di solito è meglio avere una voce un po' più bassa, un po' più autorevole se vuoi insegnare a qualcuno e poi andare in toni alti, magari quando c'è il momento di eccitazione o di chiudere un video o qualsiasi cosa sia. Ok? Queste sono solo linee guida, ovviamente, ognuno può trovare il suo stile e Karen, ti ripeto, va benissimo. È fantastico questo video, sono solo dei modi in cui potresti, a mio avviso, portare le cose a livello successivo e focalizzarti a lungo termine. Essere più specifica sui benefici e risultati e magari allenare sulla tua espressività vocale. Troppo. E qui devo aprire una grossa parentesi per sfatare uno dei miti più grandi che circolano Ottimo Karen, fa una nell'ambito cosa che è lo palestra, sfatamento dei che è il miti, rapporto ottima cosa si può donne-pesi. sempre fare. Difatti, molte donne hanno paura. Sfatare i miti e parlare dei trend, quindi sfatare le bugie, parlare di che cosa sta succedendo, istantaneamente ti fa apparire come un esperto ed è molto molto utile per le persone perché dici, ehi, quello che tutti pensano non è vero, è vera questa cosa qui. Questo è molto forte, ti posiziona come un leader, come un'autorità, quindi brava cara. Paura di alzare pesi per non diventare troppo grosse, per non mettere su quei grossi muscoli che hanno gli uomini, ma no, non c'è cosa più errata e sbagliata. Difatti, il corpo delle donne è diverso dal corpo degli uomini. Infatti, gli uomini hanno degli ormoni che favoriscono l'ipertrofia muscolare, le donne non ce li hanno. Quindi, anche se per assurdo tu riuscissi ad arrivare ad alzare 500 kg, non diventerai mai grossa come un uomo. Quindi non ti preoccupare, vai in palestra e allenati forte. La regola numero 2 è l'alimentazione. Infatti, una corretta alimentazione è alla base di uno stile di vita sano. Però Ok, ascoltando Karen, un'altra cosa ottima che lei ha fatto è che comunque ha un'inquadratura abbastanza vicina alla telecamera, quindi una sorta di mezzo busto, e questo ti fa sentire molto in sintonia con la persona, come se fossi lì vicino a parlare con lei. E poi anche ottimo un po' il suo set, diciamo, in palestra, vestita con abiti da palestra, quindi è coerente con quello che sta facendo. il 99% delle diete non funziona e le persone lo provano diete su diete, ma le abbandonano perché comunque sia la maggior parte sono troppo restrittive. Ma secondo me la cosa principale è che quelle diete lì non sono fatte su te stessa, non sono personalizzate, ma soprattutto solo tu puoi sapere quali tipi di alimenti vanno bene al tuo corpo, vanno bene per te stessa. Quindi, a parte tutto quello che c'è dietro l'alimento in sé, quindi per esempio la carne fa male, il pesce fa bene, le uova, i latticini, eccetera, eccetera, a parte questo che lo vedremo in un secondo momento. Quello che devi sapere ora è il tuo bilancio calorico giornaliero. E cosa vuol dire? Cioè, devi imparare Ok, a vediamo che ottimo, Karen sta ancora insegnando, sta educando, sta parlando della teoria e della pratica, ottimo. calcolare le tue calorie che introduci durante il giorno. Se tu capisci quante calorie riesci a introdurne, a questo punto dovrai semplicemente diminuire le calorie per poter dimagrire. O se vuoi mettere su tono, aumentare le calorie. Anche se sembra molto semplice, è la cosa più ovvia e che funziona.
La terza regola invece riguarda le tue emozioni. Infatti, per riuscire a sostenere al meglio questo processo, sia alimentare che di attività fisica, è importante avere anche, delle emozioni che supportano tutto questo. Quindi quello che ti consiglio di fare ora è di fare un bilancio, diciamo, di quelle che sono le tue emozioni giornaliere, diciamo, hai più emozioni negative o hai più emozioni positive? In quel caso, se le tue emozioni che prevalgono sono quelle negative, dovremo imparare a trasformarle in positive per sostenere al massimo, il raggiungimento, scusami, dei tuoi obiettivi. Ora, se ti è piaciuto il mio video, lasciami un commento e ci vediamo al prossimo in cui dedicherò molto più specifico tutti i tre ambiti, quindi dell'allenamento, dell'attività fisica, delle emozioni. Andrò molto nello sp più specifico per spiegarti e darti sempre più strumenti per migliorare te stessa e farti diventare la versione migliore di te stessa. Lasciami un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ok, Karen, davvero un bel video. Oh, aspetta, qui sono apparso io, non c'entro niente. Karen, un bel video. Ti ripeto la cosa sulla voce: hai una bellissima voce. Potresti imparare a usarla, aprire un po' più la tua gola in modo da avere un po' più di autorità, una voce un po' meno da bambina, un po' più da autorità, pur mantenendo la tua femminilità e la tua caratteristica e la tua voce. Vedremo anche di parlare di quella in futuro. Sulla chiusura. Potresti aggiungere il fatto dell'azione. Oltre a lasciarmi un commento, potresti dare un'azione, qualcosa da fare di più pratico. Ok, quindi o se l'azione da fare era fare un bilancio delle tue emozioni, sii più specifica, ok? Nel senso, prendi un foglio di carta, fallo ora, che okay? Dividilo in due, sii molto specifica quando dai le informazioni. Belli contenuti, bello tuo video, congratulazioni, ti faccio un applauso Nel finale puoi sempre appunto essere più specifica nell'azione e un po' più energia. Qui è il momento di andare nei toni un po' più alti. Quindi magari all'inizio sei un po' più di autorità e poi verso la fine vai un po' più su. Ora sto esagerando, ma puoi aggiungere emozione a quello che fai verso la fine. Adesso vai, compila questo esercizio e crea il tuo business e cambia il mondo. O crea il corpo nella versione migliore di te. Ok? E puoi avere più alta energia verso la fine. Ho visto che probabilmente guardavi un foglio, dei bullets. Qualcosa che ti era scritta, se a volte fai degli errori, basta dire pick up, ok? Ti fermi un attimo oppure batti le mani e ricominci dalla frase prima, poi il tuo editor può tagliare via quella parte e puoi rifare il finale, ok? Un'altra cosa utile per i finali dei video è puoi avere un call sign, ok? Quindi una sorta di una tua firma personale alla fine di ogni video. Per me è crea il tuo business e cambia il mondo, o segui i tuoi sogni e cambia il mondo. Per te potrebbe essere, non lo so, crea il tuo corpo ideale, me lo sto inventando, però con le parole che sono le tue. Guarderemo poi il video di Roger per trovare le parole o le parole della tua leggenda personale. Ok? Detto questo, ragazzi, non vi lascio dei commenti facendo questo commentario perché ho già detto, non vi lascio i commenti qui, se no ci metto 2000 anni. Andiamo avanti con i prossimi video. Ancora brava cara. Ecco, un video interessantissimo, quello di Roger, che è Roberto Gerardi, tra l'altro seguilo su YouTube. Ecco, seguitevi tutti su YouTube, ragazzi, mi raccomando. E Roberto Gerardi è un cantautore, vediamo il suo video che è molto molto utile e interessante. Inner circle, create your world and change your business. Inner circle, create your world and change your business. Buongiorno ragazzi. Ok, fantastico l'inizio di Roger, è creativo, è personale, quindi ottimo. Anche lui la luce va bene, nel senso che ha questa luce che gli illumina il viso. Un altro, vedi, di nuovo questa cosa delle bande nere a lato. Ok? Quando fate video, cercate di, o in fase di editing, potete fare in modo che il video copra tutto, che non ci siano bande nere sopra o sotto. Il video deve essere un video dall'inizio, da tutto quel rettangolo deve coprirlo. Cosa buona che ha fatto Roger, l'inquadratura. Personale anche lui, che è quindi vicino a mezzo busto, molto utile. Il mio nome è Roberto Gerardi e sono un cantautore. Perfetto, si è presentato. Ok, ottimo, presentati. Volevo ringraziare intanto Francesco, vi faccio il sottofondo da solo, per essere
diciamo, la nostra stella cometa in questa comunità. Ok, ora qui voglio stare ringraziando me, questo video era per voi, per il gruppo, quindi fantastico. In ogni caso, sarebbe, se fosse un video di YouTube, sono Roberto Girardi, cantautore, e aiuto le persone a fare che cosa? Oppure sono il creatore di 21, che è la sua compagnia, dove aiuto le persone, aiuto le aziende a fare le canzoni, insomma, ci specifico, Roger, su che cosa fai, come aiuti chi, lo specifico, ok? Per aver ideato questo. Qual è la tua missione, la tua visione, qualcosa del genere, ma meglio l'approccio molto tecnico, come aiuto, e anche qui essendo specifico sul beneficio della persona. La comunità, che trovo sia molto importante, ci troviamo nella mia abitazione / home studio, dove produco le canzoni per il mio lavoro alla cinese. Io sono cantautore. È fantastico che Roger, cioè, anche se fa un errore, come ho fatto anche io, vai avanti, ok? Fai, sì, dici lavoro e ci fai una battuta sopra. Va benissimo, devi essere spontaneo e naturale. Le persone vogliono connettersi con persone reali, non con delle versioni idealizzate di persone perfette, che non esistono. Nessuno piace una persona perfetta, ok? Perché non è reale. Tutti. Puoi davvero prendere qualsiasi difetto o errore che fai e renderlo qualcosa di unico. E nella vita ho deciso anche di aprire un'impresa che produce appunto canzoni che sono in grado di valorizzare la storia e il messaggio di altri che come me vogliono portare dei messaggi importanti o essere un veicolo di cambiamento e consapevolezza. Ma prima che di cambiamento, che di consapevolezza, di gioia, di allegria, di benessere, no? Che credo siano le cose primarie che l'essere umano non deve mai farsi mancare. Okay. Allora, fantastico, ora vedi, Roger condivide un po' la sua visione. Nella maggior parte dei casi, condividere la tua visione all'inizio di una conversazione sia, non è il massimo, perché le persone all'inizio non interessa la tua visione, interessa che cosa c'è per loro, perché ti devo ascoltare, ok? Ora, Roger fa un lavoro particolare, però giusto per darti un principio, se tu riesci ad parlare all'ego, ai desideri, ai bisogni della persona all'inizio, ad attirare l'attenzione col perché ti devo ascoltare, in questo video ti parlerò del mio progetto in cui il mio obiettivo è portare gioia nella vita. Quanti di voi vogliono più gioia? Mi sbaglio tu che se stai guardando questo video a volte ti senti triste e vorresti avere più gioia? Nel senso, rendilo più specifico. E ora io sto esagerando probabilmente, ma giusto per farti capire. A volte quando devi capire qualcosa, magari in una scala dal bianco al nero, tu dovresti usare il grigio, io ti do l'esempio nero, giusto per farti capire, ok? Però cerca di essere, di parlare specifico al risultato. Aiuto le persone a trovare le loro parole in modo che avranno più felicità nella loro vita, esprimeranno migliore il loro talento e quindi avranno relazioni migliori e guadagneranno di più, ok? Vado in qualcosa di, cerco di essere molto tangibile su che cosa succede. Oggi volevo parlarvi appunto di una disciplina che io sto ideando insieme anche ad altre persone, che si chiama comunicazione. Perché la comunicazione? Ho cambiato il termine comunicazione perché credo che le canzoni, da sempre le più grandi canzoni, abbiano il potere di comunicare e hanno un vantaggio rispetto alle parole normali, no? A quello che sto facendo io adesso, e un po' aiutarmi con la musica, cioè creare un'atmosfera, un'emozione, un tappeto volante per parlare. Quindi la comunicazione. Ok, mi viene in mente un'altra cosa. Vedi che Roger ha creato la sua parola, la comunicanzone. Creare i tuoi concetti, creare le tue frasi, dare dei titoli, anche io parlo in cinese, dare dei nomi a quello che fai è molto importante. Che quando tu crei qualcosa, l'idea è un nome, la rendi reale. Quello ti fa avere molta autorità. Quindi, come vedrai, i miei concetti si chiamano sempre la verità del gelato al broccolo, la sessione strategica segreta, the world changing business model, la leggenda personale. Ci sono delle formule che a cui ho dato dei nomi. Per esempio Karen, anziché dire solo ti condivido i miei 3 segreti, potrebbe essere ti condivido la mia triade segreta dei 3 elementi per avere una salute perfetta, gli addominali scolpiti, qualsiasi cosa fosse. Okay? Però puoi dare dei nomi ai tuoi concetti, ai tuoi modelli, e lui lo fa parlando della comunicazione, il tappeto volante, oggi parlo terribilmente. Quindi ci sono
puoi trovare il tuo stile, le tue parole, dare nomi a quello che fai è qualcosa che ti aiuterà molto. L'azione è, credo, un misto tra parlare e, diciamo, la forma canzone. Oggi voglio addirittura darvi un esercizio e cominciare a stimolarvi in questo senso. L'esercizio si chiama il tuo ritornello. Ok, come si scrive? Fantastico, perché lui dice ti do un esercizio, quindi ti ricordo, dai, il vero modo di educare è sempre di far provare alle persone qualcosa, di farglielo fare. E di nuovo l'esercizio si chiama il tuo ritornello, ho dato un nome a un concetto, ok? Cosa è molto ovvia che a volte le persone fanno intuitivamente, ma se le fai con pratica e disciplina sono molto molto potenti. Scrive una canzone, ve lo siete mai chiesti? Beh, io credo uno dei miei sogni è un giorno, come quando si andava a scuola e la maestra ci faceva disegnare su un foglio, no? Prendete un foglio bianco e provate a disegnare. Non è detto che tutti siano diventati disegnatori, alcuni sicuramente i fogli proprio non li hanno poi più visti durante tutta la loro esistenza, però comunque l'esperienza di fare un disegno è qualcosa che a livello, diciamo, di pensiero comune è qualcosa che tutti i bambini debbano avere il beneficio di provare. E così io sogno per la musica e voglio cominciare a farlo, voglio portare e quello che faccio è portare anche nelle scuole la comunicazione, cioè stimolare i bambini. Qui Roger condivide la sua visione, è molto utile, le persone vogliono, a un certo dopo che hai attratto le persone, con che cosa c'è di beneficio a loro, allora puoi parlargli del tuo mondo. Il concetto è sempre incontro nel loro mondo, nei loro problemi, nei loro bisogni, nei loro interessi, poi dopo eleva la conversazione a qualcosa a un livello aspirazionale, di ambizioni, di sogni, di visioni, puoi elevare tutto. Per esempio io parlo di crea il tuo business, guadagna di più, guadagna con la tua passione, fai quello che ami fare, crea il tuo stile di vita e cambia il mondo, ok? Era la stessa cosa che insegnavo nel video dell'eroe, il popolo e l'arma segreta, l'elisir dei business è quando tu riesci a mischiare dei bisogni, ok, un prodotto che soddisfa un bisogno con un livello però aspirazionale. Per esempio il computer, il telefonino iPhone è un telefonino come altri, però ha un valore aggiunto aspirazionale. La Ferrari è una macchina come le altre, però ha un valore aggiunto aspirazionale. Okay, quindi quando tu riesci a mischiare queste due cose, soddisfa i bisogni, parla al desiderio delle persone, molto specifico, del gluteo, del guadagnare, dello scrivere la sua canzone, dell'esprimere se stesso, quello che sia, e poi puoi elevare il discorso a un altro livello e portare le persone nel tuo mondo. E a quel punto, se hai fatto un buon lavoro nella parte 1, incontrare la persona là dove è, allora sì che la tua prospettiva acquista valore e la gente ti pagherà addirittura solo per avere le tue prospettive. Quello è qualcosa. Se ci pensi, la tua prospettiva, la tua esperienza, i tuoi sogni sono unici, sono qualcosa di unico nel mondo, nessun altro pensa esattamente come te, e quello ha estremo valore. Solo che a volte è un problema se tu cerchi di parlare subito di quello con le persone. C'è un luogo, c'è un modo per farlo. In generale in questi video il modo potrebbe essere questo, di prima connettersi al desiderio delle persone e poi parlare della vision. Ci sono delle eccezioni a questo, magari un giorno sicuramente farò un video su questo discorso per approfondirlo. Comunque ottimo Roger. Nella scrittura di una canzone, nel parlare con una canzone, e come si fa? Si parte dal ritornello. Una canzone può avere diverse strutture, diciamo la forma struttura classica ha una strofa, delle strofe e un ritornello. Il ritornello, fermo un attimo, dobbiamo essere concentrati, il ritornello di una canzone è il messaggio principale che noi vogliamo portare alle persone. Quindi nel caso della canzone del nostro Changing Business è il motivo, il cuore pulsante per cui abbiamo iniziato tutto questo percorso. Per cui un esercizio che vi esorto a fare è: qual è la parola, io l'ho individuata nel termine comunicazione, perché spiega bene quello che il perché tutto si muove intorno alla comunicazione, tutto quello che faccio. Qual è la vostra parola, il vostro titolo, la vostra idea principale? Detto questo, vi do un po' di tempo per pensarci, il passo successivo è chiedersi qual è l'emozione
che voglio dare, che voglio il tappeto volante emotivo su cui voglio fare volare questo concetto e questa parola. Nel mio caso, la comunicazione, me lo sono anche scritto, passione, gioia ed energia, che sono, diciamo, le tre parole che a me, che mi con cui. Ok, qui Roger sta facendo qualcosa di. È un esercizio del suo metodo ed è una cosa che ti consiglio di fare. Ti avevo fatto fare un esercizio nella leggenda personale dove c'era l'incontro col sé superiore e trovavi tante parole. Ti consiglio di andare a riprendere quelle parole dove ti ho chiesto chi sei, perché sei qui, e scrivertele tutte su un foglio. Addirittura prendere il dizionario dei sinonimi dei contrari e trovare sinonimi e contrari di quelle parole. E lavorare con quelle parole lì, ok? Poi magari ne troverai anche di altre, però sapere quali sono le tue parole è molto potente perché le puoi usare nel tuo marketing ed esprimeranno il tuo ethos. Ti ricorderai, ne parlavo nella leggenda personale. La comunicazione è fatta di logos, la parte logica, di pathos, la parte emotiva, e poi ethos. Ethos è chi tu sei, le tue parole, quello che tu vuoi essere. Ed è per quello che. Quello che è l'unica cosa davvero che renderà unica quello che fai, chi tu sei, quello è l'unico vero fattore differenziante. È molto utile trovare le parole che ti identificano, che ti caratterizzano, sia per usarle nel tuo marketing, tra poco ti do un esempio, e sia per ricordare a te stesso chi sei. Per esempio, le mie parole sono ispirazione, entusiasmo e consapevolezza. Okay? Queste sono parole che sono per me, per Francesco, che mi ricordano che io voglio vivere in questi stati emotivi qui e ogni volta che entro in una stanza, che vado in un posto, mi chiedo, ok, ma sto essendo ispirazione, sto essendo entusiasmo, sto essendo presente e consapevole, ok? Altre parole che vedrai che io ho trovato facendo io stesso questi esercizi, devi sapere che molte delle cose che insegno a te le ho sviluppate per me stesso e ti do un piccolo insight, molte delle cose che insegni le insegni a te stesso, che okay? Ciò che tu insegni agli altri è quello che più vuoi insegnare a te stesso, quello che tu vuoi imparare. Quindi a volte le soluzioni ai tuoi problemi sono nelle stesse cose che tu insegni agli altri, in quanto esperto. Ti volevo fare un esempio con un paio di miei allievi, ex studenti dell'Inner Circle con cui abbiamo fatto questi esercizi con le parole. Uno è Ilaria Cusano. Lei si chiamava Life Coach Spirituale. Facendo questi esercizi con le parole, abbiamo trovato molto spesso la parola estasi. E la parola piacere, la parola amore, eccetera. Abbiamo ri ritrasformato quello che fa in un sistema che si chiama lo scrigno dell'estasi, okay? Per aiutare le donne a riscoprire il piacere. E lei è diventata la mercante d'estasi, che si è data anche un ruolo. Questa è una cosa molto utile che puoi fare, okay? Io sono il business Peter Pan, sono un artista, uno stratega. Tu chi sei? Datti una sorta di ruolo d'arte con quelle parole. Quindi Ilaria Cusano è diventata la mercante d'estasi, che è anche un gioco di parole, sembra una spacciatrice, ok? La mercante d'estasi, e ha creato lo scrigno dell'estasi, ed estasi è una di quelle parole che ha trovato lei nelle meditazioni, che è la sua parola. Il mio amico e collega Alberto Leonardi, stesso lavoro con lui, la via dell'angelo guerriero, ok? Angelo guerriero erano le sue parole. O per me, scopri la tua visione, guadagna con la tua passione, cambia il mondo. Visione, passione, cambia il mondo. Sono le mie parole. Sogno, no? Segui i tuoi sogni, cambia il mondo. Sono altre delle mie parole. Io davvero ti consiglio di farti un grosso foglio di carta, scrivere tutte queste parole. Magari in futuro farò un esercizio, anche questo posso andare un po' più approfonditamente, farti vedere cosa faccio a volte con i clienti one to one. Ma questo sarebbe un ottimo, ottimo inizio. E lascia che ti dica che persone come Ilario, Alberto Leonardi hanno raddoppiato, Ilario ha penso anche triplicato dopo 6 mesi loro entrate, fondamentalmente per questo genere di cose, perché quando esprimi il tuo ethos, le tue parole ti connetti molto di più. Quindi, per farti un esempio, Karen, nel video di prima, mi parlavi di avere la tua forma fisica perfetta, mentale e fisica, ma quali sono le tue parole? Ok, qual è la tua parola? È la parola salute, la parola gioia, è la parola bellezza, la parola è il fatto di avere un fisico da dea. Quali sono le parole, le emozioni e anche i risultati specifici? E in che modo le puoi connettere? Nota che le parole visione e passione, per esempio, non sono concrete e tangibili, ma hanno una carica emotiva. Quindi io ho messo
per esempio la parola guadagnare nel mio slogan, scopri la tua visione, guadagna con la tua passione, la parola guadagnare è lì per radicare queste parole. A volte se usi un concetto etereo, non tangibile, radicalo nella realtà con qualcosa di concreto, ok? Guadagna con la tua passione, crea il tuo business e cambia il mondo. Cioè questo equilibrio tra parole evocative ed emotive e parole che invece ti radicano nella realtà, ok? Per esempio, io adesso stereotipo alla grande, però se avere l'addominale scolpito e avere un fisico da dea, okay? ci sono queste sorte di bilancio tra le due cose. Mi piace, diciamo, raccontarmi, perché passione può contenere anche tutte quelle altre emozioni che magari nel tempo proviamo, questo andamento anche un po' altalenante che comunque aiuta a trovare la corrente del nostro mare. La gioia è quello che secondo me si prova ogni qualvolta che siamo noi stessi e l'energia è quello che muove tutto. Quindi voglio farvi un esempio. Quando avete trovato la vostra parola, voi direte, vabbè, ma io non ho la chitarra. Tutto ciò che noi diciamo ha una musicalità, per cui io posso dire una parola in un modo piuttosto che un altro. Posso dire pianta. Ecco, fantastico. Tra l'altro lo chiedo anche qui pubblicamente in questo video, Roger e Valeria, in quanto cantanti e esperti nell'uso della voce, se volete fare qualche video su questo argomento per i membri dell'Inner Circle e anche per i vostri canali YouTube sull'uso della voce, sulla musicalità, è qualcosa, se vuoi comunicare, se vuoi essere un esperto, imparare a usare la tua voce, è qualcosa che sto imparando. Se noti la differenza tra i miei video d'inizio e i miei video adesso, probabilmente la mia voce è un po' più bassa, ho imparato a usarla meglio, che può andare più giù, può essere più profonda, può andare davvero più giù, e poi può essere anche andare molto su e usare pienamente lo strumento della mia voce, e addirittura se è più intonato, usare la melodia. Usare una melodia diversa, ok? Senti che la mia voce varia? È molto utile per tenere le persone, per farti ascoltare, cambiare le melodie, avere emozioni diverse in base ai suoni che usi, che i suoni sono molto molto importanti. Approfondiremo, ci sono davvero delle belle cose su questo, ci sono... Puoi trovare un po' di informazioni anche solo se cerchi su YouTube o su Google. Vado avanti, se no non finiamo più, avrei davvero tanto tanto da condividere con te, ma lo faremo al momento giusto. Per qualsiasi domanda scrivimi o lascia un commento. O posso dire pianta, 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 pianta. Ho già creato in questo modo una melodia, cioè una sequenza di note. Pianta, 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 na 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 na. Questo è il ritornello della canzone Pianta. Non gli dirò piantala. Vabbè, scusate. Di nuovo, lui è qual è il ritornello della nota vostra che canzone? Non è che devi essere tu simpatico. Può essere qualsiasi... Devi cercare di essere come Roger o come me o come altri, sì, te stesso. E se non sai che cosa significa, più farai video, magari al video 10 o al video 11, troverai i tuoi manierismi, troverai le tue espressioni di te stesso, troverai il tuo umorismo, mettilo lì, che sì, te stesso, trova i tuoi modi di giocare, di comunicare col tuo pubblico. Qualsiasi cosa, se io produco per esempio zucchero di canna integrale sciolto da raffinazione, la mia parola può essere dolce, la dolcezza è dentro di noi, facciamo finta la mia frase, la frase che io individuo, no? Perché produco zucchero, perché penso che sia... la dolcezza sia una qualità da preservare in ognuno di noi, ma in maniera naturale, allora la frase della mia canzone sarà, si intitolerà, la mia canzone si chiamerà Dolcezza, e la frase sarà la dolcezza dentro di noi, diciamo il mio claim, il mio slogan. E come la canto, la dolcezza dentro di noi? Beh, intanto trovo un ritmo, che può essere semplice, no? La dolcezza è dentro di noi. La dolcezza è dentro di noi. La dolcezza è dentro di noi, dentro di noi, dentro di noi. Semplicissimo. Questo è il ritornello. Questo è il ritornello.
A parte che tanti diranno sì, semplicissimo per te Roger, per me no, che sono suonato come la campana, però no, in realtà è semplice e vi invito a fare l'esercizio che propone Roger, sia perché è utile per trovare la vostra espressione, essere creativi, per trovare le vostre parole, per il vostro marketing, e poi se, ti sfido a fare un video dove ci canterai la tua canzone, rimarrà magari qui privato o magari no, chissà, magari troverai, scoprirai un nuovo talento che hai. Ma è un modo anche per giocare con la tua voce e imparare a usarla. Nota come Roger è bravo a cambiare proprio la sua voce, di nuovo è qualcosa che ti sarà molto utile nella tua attività e anche nelle tue relazioni personali. Quindi ti invito davvero a usare l'esercizio di Robert, fare la tua canzone, divertirti, giocare e vedere quante note puoi usare, puoi creare con lo strumento della tua voce. No. Voi direte, vabbè, ma questa non è una vera canzone. Pensiamo a una canzone che è la prima che mi viene in mente, Penso positivo di Jovanotti. Io penso positivo perché son vivo finché son vivo, ok? Io penso positivo perché son vivo finché son vivo. Io penso positivo perché son vivo finché son vivo. Semplicemente lui è andato a improvvisare una melodia. L'ha fissata, cioè si dice l'ha fissata. Na 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 na. Nota che Roger Se anche qui vedete, sta questa continuando melodia a prosegue educare tantissime in altre alcune cose frasi. nella teoria, nella pratica. Vedi che si mischiano quegli elementi di cui ti parlavo di una comunicazione completa. Ti racconta delle storie, ti fa degli esempi, va nella pratica. Tra poco parlerà di Michael Jackson e Billie Jean, ti darà degli esercizi da fare. Nota come mischia gli elementi. Molto, molto ottimo, Roger, tutto questo. Cioè cambia poi la frase, la storia, la matematica, l'italiano, la geometria. Io penso positivo perché son vivo finché son vivo. Na 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 na. Adesso gli argomenti sono veramente tanti, se vi va poi approfondiremo insieme, ci saranno tante occasioni, però è diciamo un modo per introdurvi alla comunicazione. Ah, Quando avete trovato il mi vostro viene in ritmo, mente, mi viene in mente una cosa che sta facendo. Roger sta parlando al plurale. Molti nella lingua italiana lo fanno in video. La mia preferenza personale e consiglio personale, anche per la tua mente, è parla uno a uno. Ogni volta che scrivi qualcosa che sia del marketing o della comunicazione, che sia un'email, o che sia in camera, non dire ehi voi persone là fuori, o non scrivere neanche col voi, immagina di parlare ad una persona alla volta, perché è una comunicazione di massa in cui tu stai imbottigliando te stesso e comunicando magari a migliaia di persone, milioni di persone magari un domani, allo stesso momento, ma sei uno a uno, cioè io in questo momento sono io e Roger, Francesco e Roger, o tu e Francesco, tu e me, vedi che ti sto parlando dandoti del tu, è molto, secondo me è molto più profondo, è molto più accogliente. E fa pensare alla tua mente nel modo giusto, sei lì con una persona in quel momento. Oh, chiaramente vi andate a cercare nel mondo, uscite di casa e con un cartello, come quando si va agli aeroporti per prendere le altre persone che non si conoscono, no? Ci sono i film dove c'è quel cartello, cercasi musicista, andate in giro e dite, io ho questa melodia qua, la dolcezza è dentro di noi con questo ritmo. Pensate che si narra che Michael Jackson abbia scritto Billie Jean nella testa. Du 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 du, cioè l'abbia scritta dentro la testa senza l'utilizzo di uno strumento. Lo strumento è arrivato dopo. Ed è quello che dobbiamo imparare, possiamo imparare tutti, che prima arriva la testa e il cuore e poi arrivano le risorse. Non le risorse e poi mi attivo. Ok, Roger sta facendo inconsapevolmente un'altra cosa ottima. A volte puoi collegare la tua storia, la tua esperienza, o l'esperienza di altri a dei tuoi messaggi. Ok? A un discorso avanzato, magari lo approfondiremo in là, però quello che Roger sta facendo, ti ha dato l'esempio di una storia e poi l'ha connessa al tuo mondo. Ok? Quindi immagina che io ti faccio un esempio con me. Cioè, nella mia storia, ti racconto della mia storia, ti racconto della ragazza che mi ha ispirato da non andare all'università, a credere nel mio sogno, e poi ti dico lì ho imparato che ci sono cose, due cose importanti nella vita di ognuno di noi: qualcuno di amare e un sogno da catturare. Nota che parto dalla mia storia, ma poi do un messaggio a te, quindi connetto la mia storia a te, dico, e in quel momento ho imparato che ci sono due cose importanti che devi avere nella vita. Nota che poi dico devi, ti do del tu.
Quindi prima sto parlando della mia storia, ho incontrato questa ragazza, mi ha ispirato a credere in me stesso, mi ha prestato i suoi occhi, mi ha fatto vedere ciò di me che ancora non vedevo. Ed è stato in quel momento che ho imparato che ci sono due cose importanti che tu devi avere nella vita. Qualcuno da amare e un sogno da catturare. Qui Roger, non sapendo probabilmente, sta facendo una cosa simile. Ti sta raccontando una storia, in questo caso non sua ma di Michael Jackson, e poi ti sta dando un messaggio, quindi sta rendendo un'esperienza personale, la sta rendendo universale. Non so se forse era Charles Bukowski che scriveva: più una cosa è personale, più è universale. E ecco perché ne parlo anche nel video su superare i momenti difficili. A volte, quando le persone hanno un problema, si chiudono loro stesse pensando di essere uniche e si isolano, pensano che nessun altro le può capire. In realtà, più quel problema è unico e personale, più diventa universale. Tutti noi, fa parte dell'esperienza umana, abbiamo avuto esperienze simili. Quando tu riesci a parlare di una tua esperienza personale o quella di un altro, la storia di Michael Jackson in questo caso, e poi estrapolarne un messaggio che diventa universale, e quello può far parte dei tuoi insegnamenti. Cioè, questa cosa che Roger dice qui, tra l'altro molto molto bella: prima arrivano la mente e il cuore, poi arrivano le risorse. Questo, Roger, potrà probabilmente essere uno dei tuoi insegnamenti, una delle tue frasi su Instagram, su Facebook, uno degli argomenti alla quale costruirai la tua filosofia in quanto esperti, leader di pensiero, cambiatore del mondo. Ognuno di noi avrà delle sue frasi, dei suoi insegnamenti. Per me è crea il tuo business e cambia il mondo, per me è due cose importanti nella vita: qualcuno da amare, un sogno da catturare. Per me il business è una disciplina spirituale. Ci sono delle cose, dei concetti che ripeto ancora e nascono da mie esperienze personali o da altre storie. Questa è una cosa davvero molto potente che ti invito a fare. Quindi Roger, per esempio, usa e approfondisci questo discorso che stai facendo, tra l'altro molto molto vero. Oggi magari registro un altro video su questo argomento, grazie Roger di avermi ispirato. Ma prima arrivano la mente, arrivano le idee, i sogni, poi arriva il cuore, l'emozione, la passione, la fiducia, okay? Nelle cose, e poi le risorse ti arrivano, ok? Quindi anche qui parla di storie di altri, parla della tua storia ed estrapola da quelle esperienze individuali dei messaggi universali che possono diventare parte della tua filosofia. Wow, non avevo mai insegnato questa cosa prima, ma ora ho scoperto che la sapevo dire in modo molto molto figo. Torna indietro, riascoltala, scrivimi questa riga, fammi una frase di Instagram che la posto sul mio Instagram con questa cosa che ho detto, se sembra utile. andiamo avanti col video di Roger. In ogni caso, l'esempio di comunicazione, no? Comunicazione è il mio ritornello, e poi magari perché lo faccio, quindi comunicazione per trasmettere passione, come dicevo prima. Allora, senza la chitarra. Comunicazione per trasmettere passione, comunicazione per trasmettere emozione alle persone. Ok, vado dal musicista. Scusami, potresti mettere musica? Fammi sentire. Comunicazione. Comunicazione per trasmettere passione, comunicazione per trasmettere emozione alle persone. Quindi questo è il ritornello. L'ho registrato, se non me lo ricordo me lo vado a sentire e diventa il mio mantra. Cosa fai nella vita? Comunicazione per trasmettere passione, comunicazione per trasmettere emozione alle persone. Potrei andare avanti con i per risvegliare il loro cuore, per aiutarle ad accendere il motore, per risvegliarle la passione, emozione. Un po' giovanottiana, no? Perché è un molto taratata, però se voglio la posso anche allungare, non c'è mica problema. Comunicazione per trasmettere emozione alle persone. Comunicazione per trasmettere emozione alle persone. Qual è il cantante? Se me lo indovinate, scrivetemelo sotto. Ok, Roger, ho già parlato abbastanza. Non so chi è il cantante di cui parla Roger, prova a indovinare tu. Però molto bello, lui esprime, ovviamente essendo un artista sa davvero esprimersi, quindi bello questo video, ma tu puoi esprimere la tua individualità, la tua personalità. E tra l'altro Roger secondo me è un fenomeno, l'ho incontrato, ci siamo incontrati
Penso che uno dei miei talenti sia vedere la grandezza negli altri, sia vederla io e aiutare loro a vederla. E Roger, io ti faccio i miei complimenti, le tue canzoni ispirano, parlano profondamente, lei lo sapevi già, ma ne avrai la conferma. Invito tutti voi dell'Inner Circle, se stai guardando questo video, vai a guardare le canzoni di Roger perché ti aiutano, che ti parlano profondamente, avere coraggio, la Dreamer Song. L'ascolto mi ispirano e c'è bisogno di persone come te, Roger. Quindi manda davvero tutta la tua stima, il tuo affetto, la tua energia, Roger, perché so che mette tanta pressione avere successo nel tuo mondo ed è difficile. Quindi, Roger ha bisogno del supporto di tutti noi. Quindi, davvero, io ti do il mio, Roger, e tutti gli altri sono sicuro che faranno lo stesso. Continua così, sei un'ispirazione per me. Per tutti gli altri, per il mondo, quindi grazie di questo video. Vi saluto e continuiamo a stare in questa fantastica community. Vi abbraccio tutti quanti, grazie per essere stati con noi. Un appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Fra, ciao Changers Business, Creator World, Changers Business. Ok, fantastico, Roger è simpatico e tutto. Anche qui si potrebbe finire con un'azione. Cioè, quindi più specifico, se ti è piaciuto questo video, lascia un commento, lasciami un like, scrivi sotto le tre parole della tua emozione. Ci vediamo presto nel prossimo video. E poi la sua call to action, cioè la tua call sign, per esempio, Roger, potrebbe essere canta la tua visione. Ok, ci vediamo presto nel prossimo video. Non voglio che sia troppo simile a me, nel senso, sennò poi diventate tutti con le stesse frasi, però può essere canta la tua vita, che qualsiasi cosa sia, o qualsiasi cosa sia per te, però appunto dai un'azione e crea una sorta di format nei tuoi video. Ok, andiamo al prossimo.